Luca Signorelli, a 500 anni dalla morte, torna protagonista nella sua città natale, Cortona. Pittore scultoreo, magistrale colorista, ma soprattutto figura centrale per lo sviluppo dell'arte del Rinascimento, ha ispirato Raffaello e Michelangelo, due giganti che, ironia della sorte, finirono in seguito per oscurarne la fama. È stato in grado di indicare una strada potentemente plastica, con una grande attenzione per il disegno, più ancora per il colore, in dialogo con la scultura. È rimasto tra i pittori del Rinascimento considerati comunque molto pregevoli, ma in particolare dal mondo anglosassone, perché lo guardava con grande attenzione a fianco di Botticelli. Signorelli 500, maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia, è una preziosa mostra che getta adesso una nuova luce sull'artista. Dal 23 giugno all'8 ottobre a Palazzo Casali, sede del MAIC, una trentina di opere dell'artista provenienti da prestigiosi musei italiani ed esteri, compresi importanti prestiti da collezioni private da oltreoceano. Da ben 14 istituzioni museali diverse, e inoltre avremo ben 17 opere che insisteranno all'interno della città, che sono già presenti nel tessuto urbano della città di Cortona. Il viaggio è tutto il percorso suo, cioè cominciando con il suo prima opera, fatto quando è ancora allievo nella bottega di Piero della Francesca, fino all'ultima opera, quasi ultima opera, che lui ha portato ad Arezzo a fine vita, dove a quell'occasione ha anche incontrato Giorgio Vasari. La mostra si integra con gli itinerari di Signorelli. L'esposizione sarà infatti affiancata da itinerari tematici in città e località toscane ed umbre che ospitano i suoi lavori, dispersi in tanti luoghi e siti anche all'estero. Questa è l'idea di appunto creare una grande sinergia, una rete di relazioni tra comuni, 22 comuni che sono impegnati tra Toscana, Umbria e Marche, in questa idea di riportare all'attenzione del mondo la figura di un maestro come Luca Signorelli.